DJ Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Party time! Welcome to Life Motel. Tearing down your house tonight. Questa è DJ Fox Radio Station. Buonasera a tutti, io sono Mauro, vi do il benvenuto a Live Motel, questa puntata conclusiva della stagione radiofonica 2020-2021. Abbiamo avuto un sacco di artisti quest'anno che hanno suonato con noi e per chi ci ascolta, e non potevamo che chiudere in bellezza con una band che è venuta a trovarci dal Veneto, che adesso ve li presento subito. Si chiamano Rock and Roll Circus. Mattia, il vocalist. Ciao, benvenuti. Buonasera, grazie, e grazie per averci invitato qui quest'oggi. Grazie a voi per aver fatto tanti chilometri, per essere venuti con noi a suonare. Siamo qui nella sala prove di Casa Fox di Cologno Monzese. E io ti chiedo, intanto, allora, presentiamo i musicisti dei Rock and Roll Circus. Ok, allora, alla mia sinistra abbiamo Francesco Balasso alla chitarra e cori, abbiamo Michele Patuzzi alla batteria e abbiamo Mister Enrico Poletto alla tastiera e piano, synth e organi vari. Il Rick Wakeman della situazione. Esatto. E poi abbiamo un bassista che non è con noi. Abbiamo il bassista che è in pit stop quest'oggi, però riprenderà il Summer Tour 2021 non appena rientriamo nel nostro quartier generale, che in realtà, essendo un po' appunto un circo di zingari, siamo sempre un po' in giro tra Italia e Nord Europa, quindi... La vostra formazione è rigorosamente 5, quindi una formazione rock and roll, quindi due chitarre, basso, batteria e tastiere, formazione... quasi come di Purple più, perché comunque... Ma sì, anche un po' più indietro, nel senso che sì. Io personalmente sono fermo agli anni 60, al fine degli anni 60, quindi per me il rock and roll è chitarra, cavo e ampli valvolare, che zero effetti, tutte le diavolerie elettroniche che sono arrivate dopo. Ovviamente abbiamo tutte influenze diverse, quindi mischiando un po' gli stili e le, come si dice, gli artisti di riferimento di ognuno di noi, è nato un disco veramente eterogeneo, sì. Ecco, ma tu come la vedi, per esempio? Ma tu no, hai una pedaliera che è quasi minima. Sì, non ho pedali, sì, io non uso pedali. Tu però come vedi artisti come, adesso faccio una domanda più sulla chitarra, no? Espressamente sulla chitarra, un artista come Tom Morello, che anche lui esclude qualsiasi effetto, è uno talebano della chitarra, no? Ecco, però lui suona comunque, ricerca effetti con le corde, giocando con... Come la vedi questo tipo di sonorità? Guarda, è una sonorità purtroppo lontana, non mi appartiene, lontana, e partendo da ragazzino che ascoltavo la musica appunto che si sentiva sugli elettronici di portatili, quindi fine anni 90, sono andato a ritroso alla ricerca, ascoltando un po' i dischi di mio padre, arrivando fino al blues e al jazz degli anni 30, e quindi mi sono fermato lì. Ho capito che less is more, e forse è un modo anche che ci ha portato, questo modus operandi di ricercare sempre quel stampo vintage in qualsiasi caso e a tutti i costi, ci ha portato un po' a creare una sorta di affezionato, una sorta di gruppo spinta che ci riconosce subito, nonostante abbiamo fatto anni di concerti cover e abbiamo approfittato durante l'ultimo tour in Inghilterra ad abbozzare alcuni brani, ne abbiamo approfittato del pit stop forzato dell'anno scorso per andare in studio a registrare e finalmente fissarli su nastro queste canzoni che andremo a farvi sentire. Allora, noi abbiamo un album intero da ascoltare, questo album che si chiama... Reeling and Roaring. Ecco, un titolo appropriatissimo, quindi... Reel è la bobina che gira. Quella proprio analogica, esatto. Di una volta. Quindi avremo modo di ascoltare questa sera Live Motel tutto l'album del Rock and Roll Circus. Dopo parleremo di tante cose, parleremo dell'origine del nome, che è nobilissima, parleremo del futuro, dei concerti, ma intanto adesso diamo spazio alla musica. Avremo dei brani, due per volta. Va bene. Okay? Ok. Allora, Mattia, per piacere,
introduci le prime due canzoni. Allora, il primo brano è un brano che parla appunto dell'ultimo nostro tour in Inghilterra, è stato scritto ancora 3 anni fa, e è un pezzo surf. Abbiamo voluto rivangare appunto sonorità surf della West Coast, esatto, e abbiamo scritto questo brano. Esatto. Ventures e Safaris in primis. E appunto è un pezzo che parla della nostra ultima serata in Inghilterra. Rock and Roll Circus, questa sera Live Motel. Want me love to me, the new sunshine. I
wizard. All right, my darling, keep the high heels sneaker. This is Live Motel. Rock and Roll Circus, questa sera Live Motel. Allora, questi erano i primi due brani di questo album. Intanto è interessante la genesi del nome, no? Come è nato questo nome di Rock and Roll Circus, che è nobilissimo. Beh, in realtà è nato nel 2012, quando appunto io e Francesco abbiamo fondato questa band. L'idea mia era partita con un tributo agli Stones. Quindi Rock and Roll Circus è uno spettacolo che hanno fatto i Rolling Stones nel 70, coinvolgendo anche vari artisti, e ovviamente ero l'unico convinto di fare il tributo Stones. Gli altri hanno detto no, facciamo un po' di tutto, un po' di rock and roll, un po' di blues, un po' di country, e quindi è diventato proprio un circo, anche a livello di membri, di turnisti, di collaboratori. Abbiamo dei collaboratori esterni, coriste, sassofonisti, percussionisti, diciamo lo zoccolo duro siamo noi, però negli anni abbiamo sempre portato avanti questa formazione aperta, proprio come un circo, come una carovana di un circo, e il tempo ci ha dato ragione, perché dopo più di 300 live siamo ancora qua e finalmente registriamo il primo disco inedito, insomma. E aggiungendo anche sempre appunto musicisti, oppure facendo una rotazione a seconda di quelli che sono disponibili, dei musicisti per concerti. Sì, diciamo che fortunatamente nessuno è finito in overdose, sono solo cambiate esigenze musicali, e quindi ovviamente Michele Patuzzi, che è il nostro batterista, e anche Alberto, il bassista, sono entrati inizialmente come turnisti e poi abbiamo visto che erano il top del top, e quindi abbiamo detto no, voi siete parte del dovete circo. Dovete rimanere. Esatto. Io so che voi avete comunque un assetto che vi permette di suonare in mancanza anche di qualcuno, oppure che... Sì, in base alla richiesta anche dei locali, cioè... Esatto, che avete, cioè, sempre chi, la formula sono i gruppi di rockabilly, di appassionate di hot rod americane, che ci chiedono il trio rockabilly. Allora suoniamo due ore di rockabilly attingendo a pezzi di Buddy Holly, di Jim Vincent, oppure locali grossi ci chiedono una formazione più aperta, siamo arrivati a suonare anche in 12 sul palco. Bellissimo. Tra coriste, sassofonisti e quant'altro, e quindi ci sono altre location che ci chiedono un po' di blues acustico, oppure locali in zone turistiche che dobbiamo andare in chitarre acustiche, contrabbasso e batteria a due pezzi, altri casi ancora in cui suoniamo proprio come un circo per strada, quindi come artisti di strada. Abbiamo suonato tre volte al Basker Festival qui a Ferrara, che è uno dei più grandi festival internazionali,
e quindi sì, ci adattiamo insomma come un circo. Dove c'è voglia di musica noi ci siamo. Ecco, quando voi suonate in strada avete una formazione elettrica comunque, perché avete gli amplificatori, avete tutto. Sì, ci siamo attrezzati a furia di monetine e marchette, siamo arrivati ad avere un buon setup adesso, quindi riusciamo a suonare in contesti per strada, sia piccolini, sia dove ci ospiterà questo pomeriggio la Piazza Duomo a Milano, qui vicino, saremo certo, a suonare in orario aperitivo proprio in Piazza Duomo. Una bella piazza, quindi. Sì, cioè, quindi sì. Siamo contenti, il comune ci ha dato l'ok, ha detto siete fighi, ci piacete, potete suonare, ci hanno dato l'autorizzazione. Comunque sempre in modalità per strada. Questa volta con il disco però pronto. Sì, anche perché sarà giusto, il disco. E anche questo modo proprio per... In anteprima assoluta abbiamo stampato anche copie fisiche, purtroppo ci siamo adattati al mondo digitale che non è proprio nelle nostre corde, nelle nostre valvole, tanto bene. Però abbiamo stampato i digipack in formato come se fosse un mini vinile e a fine anno arriveranno anche i vinili per chi li vorrà. Ecco, infatti stavo per chiederti perché non puoi avere comunque un prodotto del genere che non è stampato anche il vinile. No, anche perché se... il master l'abbiamo fatto fare a Los Angeles apposta anche per il formato vinile, quindi... Tra l'altro i vinili hanno un costo di produzione per gli artisti che è una follia. Infatti adesso stiamo, ripeto, confidiamo nella generosità e delle monetine dei milanesi per riuscire a fare la prima tiratura, perché purtroppo al momento abbiamo fatto tutto da soli. Nel senso non avete pensato magari a un crowdfunding? Qualcosa del genere? Ci abbiamo pensato, però i tempi sono stretti e... Organizzare un disco da soli non è facile, la promozione di un disco, mettere d'accordo tante teste non è facile, il produttore ha fatto un lavoro esemplare, però lui mi ha detto io sono il produttore, io vi faccio la produzione del disco, però tutto il resto... Tutto il resto è noia, esatto. Come diceva il nostro amico Califano, ma è tutt'altra che noia la musica degli Rock and Roll Circus, che adesso continua con altri due brani, Mattia. Certamente. Presentali tu. Partiamo con un brano blues, proprio blues. Come si chiama? Alla Robert Johnson. Un po' più Chicago, siamo in elettrico, Robert Johnson non sapeva neanche cos'era un amplificatore, quindi l'abbiamo un po' portato avanti di 7-8 anni. Allora, con noi questa sera, Rock and Roll Circus, a Live Motel. Thank you.
secret, baby. I told my dear, lost double the me. Wanna tell you a secret, baby. So my dear, love's double than me. I realized that I was wrong now. In fact, you lost me 13 days a week. Del rock and roll a Mr. Chuck Berry. L'ho scritta una volta tempo fa, dopo che lessi la notizia che purtroppo ci ha lasciato a 90 anni, beato lui. E il prossimo si intitola My Hero Mr. Berry. Walking through the Frisco Bay, saw a baby on my way, showing a smile, her eyes is blue. She's inviting me for a drink. To margarita, here we go. Last time I drink was a year ago. Tried to stalk me for a while. This precious baby has a style. Maybe it's only for a night. Gonna prepare my dress and tie. Long blonde hair and eyes, shoot. Run and punch just like a moon. On my hair, like brand new dress of an affair. Don't need a fragrance, I'm a man. I live my life in a bandstand. Put in my trousers a black coat. I start to sing like Hollywood. Hey, hey, rock and roll. Like someone brought on the moon. Mr. Barry, wanted to play with me like you. You have a gift and tell the truth. Oh,
Siete sempre su DJ Fox Radio Station, Live Motel. Questa sera siamo con i Rock and Roll Circus. Questo era un brano proprio di una dichiarazione d'amore, cioè qua. Sì, sì, abbiamo preso Non Particular Place to Go, che è un brano suo, e gli ho scritto questo testo in tributo, insomma. Ecco, voi utilizzate ovviamente l'inglese, perché il rock and roll è in inglese, giustamente deve essere così. E ecco, non evidentemente magari il paragone con gli originali, con gli americani, con gli inglesi. Ma ti dico la verità, no, perché quando ci siamo sverginati col primo tour in Inghilterra, andare a cantare in inglese, entrare in inglese, è andata bene e ci ha richiamato. Abbiamo fatto Bristol, abbiamo fatto Birmingham, abbiamo fatto un po' di West Midlands come aree, nei paesi, nelle città lì in zona Birmingham. E ti dico, tutti erano contenti. Bellissimo, anche perché io sono... L'accento italiano c'è, però non dimentichiamoci che tra i più grandi rock and roller bianchi degli anni 50 hanno tutti di origini italiane. Connie Francis era Concetta Falconero, era calabrese, per cui, per farvi un esempio non scontato, insomma. Ma non solo nel rock and roll, anche, non so, prendi Brian Johnson degli SDC, prendi Bruce Springsteen, comunque tanti hanno comunque origini italiane, no? degli artisti grandissimi nel mondo, in America. Ho letto un libro acquistato in una bancarella dell'usato a Parigi che parlava appunto delle origini del rock and roll bianco. Noi cerchiamo di suonare il rock and roll neri. Sì, quello proprio dei neri. Il rhythm and blues, il nostro più rhythm and blues. Lo chiamiamo rock and roll perché è più facile arrivare sul mainstream, però in realtà il nostro è un rhythm and blues. E su questo libro, che raccontava appunto come hanno traslato rhythm and blues e hanno, con le influenze country, hanno creato un suono più hillbilly, un po' più da, per i bianchi, sì, per far cantare i bianchi. Fino ad arrivare poi al rockabilly, che è anche il rockabilly. Esatto. Ancora un'altra cosa. È un'altra cosa, però ci si arriva, ci si è arrivato con le strumentazioni dell'epoca e del fatto anche che purtroppo i bianchi non sono i neri a livello di apparato vocale, quindi... Non puoi imitare, sì, un nero, devi trovarci una formula che funziona lo stesso. Certo. E la maggior parte degli artisti che hanno lanciato in quegli anni, artisti a livello di Cioè, cioè nel senso 18enni, 2 anni, li facevano fare 2 singoli da jukebox e dopo a casa. Via, sì. Però l'80% hanno tutti di origini italiane, se non italiani appunto trapiantati là dai genitori. Quindi. Anche se voci come Anere, come Rita Franklin, come sono... Cioè... un patrimonio che dobbiamo conservare, magari la gente ascoltando questa trasmissione, ascoltando il nostro disco, come noi 10 anni fa, inizia ad andare a ritroso e a rivagare, esatto, artisti del passato che se non li teniamo in piedi con le nuove generazioni... È anche proprio uno spunto, no? Esatto, per dire, ascoltate, ascoltate il disco. Da dove vengono questi suoni, da dove vengono questi atteggiamenti, questo backbeat, per citare il brano blues di prima. Guarda, io spesso parlo con ragazzi molto giovani, di 20 anni, che magari stanno a fare radio con noi o piuttosto che si incontrano. E io ci tengo molto al fatto di invogliare, andare ad ascoltare, a scoprire la musica anche del passato, che ormai il nostro passato sono i Led Zeppelin, ormai sono i Beatles, il nostro, veramente la storia, no? Però è molto importante sapere fare musica adesso, non dimenticando da dove viene la musica di adesso, perché poi comunque anche la trap, la rap, quel che è, arrivano poi, sono delle sintesi di queste musiche. Sì, è partito tutto con i canti tradizionali africani o religiosi nei campi di cotone, è partito tutto, esatto, da lì. E dopo siamo arrivati alla musica moderna. Esatto. Se no, dobbiamo prendere tutto il filone europeo di 300-400 anni fa. Però, secondo me, un musicista che si chiami tale, che si possa nominare tale, deve avere una conoscenza. Se arrivi a fare la musica moderna, prima o poi ti viene voglia di capire da dove è partita e arrivi appunto... Sì, perché non sei completo, altrimenti. Esatto. Arrivi ad ascoltare anche i primi fonogrammi del Novecento. Esatto. Per capire da dove venivano certi suoni, certi atteggiamenti. Poi si è evoluto tutto, no? Con la tecnologia, con le strumentazioni, con mille sfumature, influenze, culture, però in realtà parte tutto da lì, Parte tutto dai canti, sì, tradizionali. Assolutamente. Allora, ancora musica con i Rock and Roll Circus, altri due brani, Mattia, li presenterai tu. Sì, allora facciamo una canzone, si intitola Red Beauty, è un brano molto spinto, forse il brano più spinto del disco, nel senso che abbiamo, assieme al produttore, ricercato delle sonorità stoniane, diciamo così, e
Speriamo che arrivi all'orecchio anche di Jagger e Company questo anche perché Keith Richards è stato uno dei primi in Inghilterra che si faceva importare negli anni primi anni 60 i dischi blues. Si facevano importare i dischi blues e li assimilavano, infatti sono questo, nati come quello di Page come con, sono nati con il nobile intento di riportare in auge il blues che ormai era in disuso in America e in Inghilterra. Esatto, quindi è merito più o meno come il nostro percorso, ovviamente noi abbiamo molto know-how preso anche da loro ed è tutto più facile, loro avevano un disco in vinile da continuare a mettere su quelle puntine, quella puntina, no? Esatto. Però in realtà anche loro sono partiti con quel nobile intento di fare rhythm and blues più possibile. E anzi, magari i bluesmanieri americani ringraziano, ho letto nelle interviste, ringraziano gli inglesi, no? Proprio per avergli dato risonanza, una seconda vita risonanza, dopo sì, che avevano mangiato fuori tutto. Allora, altri due brani con Rock and Roll Circus Live Motel. Ok, il prossimo pezzo è una ballad che ho scritto
quando ho scoperto di diventare papà, ero in una spiaggia a Dubai con mia moglie e ho scritto questa canzone dedicata alla bimba. Si intitola 3. This is Live Motel. Rock and Roll Circus, questa sera Live Motel. Questa era una ballad che era un pezzo un po' diverso, no? Da quello che è appunto la linea del sound del gruppo, esatto. Proprio perché appunto nasce da una situazione particolare. Particolare, sì. E si è nata come un brano folk scritto chitarra acustica e voce, poi grazie ovviamente all'aiuto di tutti è nato un pezzo completo, è nata una bella ballatona. Ecco, poi dopo questo impatto, con questo primo album interamente dedicato appunto al blues, adesso avete, io vi auguro, spero, un sacco di concerti davanti con questa estate che magari sia un po' aperta, no? Quindi è sperabile, no? Avete un po' di date. Andiamo a vederle poi sul sito, perché lì trovate... Non adesso fare l'elenco, perché diamo tutte quelle indicazioni, anche per andare a trovare veramente dove suonano i Rock and Roll Circus, quindi è importantissimo. Io vi auguro veramente di averne tantissime, queste state a riempirle.
Dopo di questo, come pensate di proseguire il viaggio? Cioè, ti stupirò, Carlo Mauro, perché... Reggaeton. Togli il ton e ci siamo. Con reggae. Esatto. Sì, abbiamo inserito, come fecero gli Stones, reggae and blues, negli album precedenti, abbiamo inserito un brano reggae, perché anche da lì parte delle nostre influenze partono appunto da quelle zone della Giamaica. Beh, Mick Jagger stesso fece un duetto con Peter Tosh. Siamo tutti amanti del reggae, è un genere che ci accomuna nelle nostre anche varie esperienze precedenti, quindi esperienze abbiamo di detto... canne, dici? Come? Esperienze di canne. Non usiamo rosmarino. E quindi ho detto a gran voce, anche i più scettici si sono convinti che ci andava fatto. Gli Stones l'hanno fatto al loro modo, noi l'abbiamo fatto al nostro modo. Grande modo. Non siamo anche giamaicani, ma vogliamo rendere un omaggio all'ultimo poeta e profeta del nostro secolo, che è stato anche perché ultimamente è stato un po' dimenticato, è Bob Marley, se vogliamo. A parte forse è un po' più di nicchia, però se chiedi forse dei ragazzini, come dicevamo Randy, consiglio prima di ascoltare qualsiasi altra cosa, consiglio di ascoltare lui, perché secondo me... No, questo è dubbio, però... A livello di poesie, di liriche... Ma a livello di proprio conoscenza oggi sociale, il nome di Bob Marley si chiedi veramente a un giovane, non so se... Lo associa a quelle cose che non c'entrano niente con la sua origine, la sua cultura. Sì. E invece è un preconcetto sbagliato. Lo diciamo, lo sottolineiamo, voi che avete Spotify, avete iTunes, avete Amazon, andate ad ascoltare soprattutto Bob Marley, che è una discografia che è senza... E qualora non vi bastassero i 24 dischi che ha inciso, potete ascoltare i loro figli Ziggy Marley, Marley. Potete ascoltare Peter Tosh, che era il suo chitarrista, certo, che ha fatto una versione di Johnny B. Goode anche lui a modo suo. Noi facciamo il reggae a modo nostro, loro hanno fatto il rock and roll a modo suo. Ecco, oggi di grandi musicisti reggae forse non ce ne sono, almeno non così eclatanti. C'erano gli Ubi40 negli anni fine anni 80. Non so, Michele è il più esperto di reggae forse del gruppo. Si è formato negli anni lì. Va bene, intanto noi accettiamo allora questa sfida del reggae con il Rock and Roll Circus. Sono sicuro che intanto sarà fatto bene, perché comunque la vostra musicalità, il vostro talento musicale è fuori da ogni dubbio. Quindi chissà che non vada veramente a riaccendere dei fuochi che andrebbero riaccesi, tutto quello del reggae, no? E non solo quello. Allora, siamo arrivati all'ultima doppietta di canzoni. Sì. Mattia, lascio te il campo e le presenti tu. Rock and Roll Circus, Live Motel. Bigger love, bigger, 'cause you do me so right. Push me, girl, fight me, girl, love me, girl, 'cause you were angry with me last night. Nobody knows why we take out life without tears and no lie. Take my soul, take my soul, take my soul, take my soul. Take my soul, take my soul, take my soul. Nobody knows why we take our life. Nobody knows why we take our life.
me girl, fight me girl. Want to be a doll. Nobody knows why we take the love. Our Mr. Thank you. Take my soul. All'ultimo brano, un brano rock and roll, chiudiamo con questo brano e buon ascolto, grazie a tutti, grazie per averci ospitato qui, noi siamo il Rock and Roll Circus, ma avremo modo di fare due chiacchiere anche più tardi. Cutie Pie Nina Baby! Cutie pie, Nina, babe. Cutie pie, Nina, babe.
Motel. La grande musica dei Rock and Roll Circus, questa sera Live Motel. Questo era l'ultimo brano, abbiamo parlato prima di reggae, infatti subito te che è arrivato a gamba tesa il pezzo reggae. Esatto, esatto. Senti, ma chi è che scrive? Come che genere di società siete voi? Cioè scrivete un po' tutti oppure c'è qualcuno che scrive di più? Come siete organizzati? Allora, i testi di questo disco li ho scritti tutti io. I brani invece li abbiamo scritti e li arrangiati insieme. Diciamo, ci sono alcuni brani che li ho scritti anch'io le musiche, però ovviamente, come dico sempre al buon Francesco, che per forza di cose è quello che mi aiuta di più a livello compositivo, io faccio per uno, lui fa per uno, però insieme facciamo per 100.000. Questa è una cosa che mi piace dire e che fa parte anche della band, quando andiamo fuori in 3, in 4, in 5. Ognuno di noi non fa per uno, fa per... Anche cioè, perché nel mix hai capito il senso, no? Sì, sì, non certo. È facile, più facile spiegarlo in inglese. Infatti anche le canzoni tanti mi chiedono perché non fai in italiano qualche brano. Perché li scrivo in inglese direttamente? Non mi viene da scriverli sì, in italiano, non so certo. Perché. Ma mi perché piace devono essere così. Non mi viene da scrivere, cioè mi viene da scrivere in inglese direttamente. Le penso in inglese. E mi escono in inglese, è più facile per me. Scrivere in italiano. Ma conoscenza, sei fortunato, quindi. Cioè, sì, sì, è fortuna. E dopo una cosa che dico sempre a tanti: come fate a fare tanti concerti, come fate ad avere questo successo? Al di là di essere degli elementi che ognuno senza il tassello mancante, la band non sta in piedi. Quindi io non è perché scrivo le canzoni e canto, sono più importante, anzi. Come esperienza musicale e talento sono tutti più bravi di me, secondo me. E però la cosa che mi preme dire è che appunto quando siamo in studio per comporre, per scrivere, è una cosa che viene da sé. Cioè se c'è voglia di fare, se c'è voglia di far bene, mi dicono come fate. E noi facciamo perché io per primo ho ascoltato tanti dischi. Io in macchina ascolto 2 ore al giorno anche di blues anni 30 acustico, un genere che 10 anni fa non avrei ascoltato neanche 5 certo. minuti, adesso ascolto per ore e sta tutto lì, cioè questo genere qua non nasce tramite musicisti talentuosi, nonostante, ti ripeto, lo siano tutti fuorché me, nasce proprio di pancia, è una musica che si suona di pancia, di cuore e che si ascolta, e devi avere un buon know-how di ascolto, di background, non c'entra feedback del pubblico. Esatto, certo. È un genere che richiede tanta conoscenza musicale. Siamo l'unica fregatura che incontrerete, o sicuramente avrete già incontrato in questi giorni, è che quando siete in un palco, su un palco, avete visto che adesso ci si sta tutti seduti. Quindi. Ci adattiamo. Abbiamo avuto. È una musica che però devi stare in piedi e ballare, cioè niente da dire. Negli anni abbiamo avuto esperienze, ovviamente, concerti anche così, non sempre fuoco e fiamme, però io sono dell'idea che c'è gente che si è fatta magari 2 ore di macchina per venire a sentirci e tu per quella persona devi suonare come essere davanti a uno stadio con 10.000 persone. No, non è quello il discorso che sto facendo, che adesso anche stanno seduti con le restrizioni del Covid, no? Stanno facendo molti concerti, però sono tutti seduti. Io però noi siamo in piedi. Dobbiamo sì. ballare. Guarda, anche io per qualche loro. Giorno fa ho visto qualche concerto, tra cui Google, no? E vedere un concerto così energico, seduto, obbligatoriamente seduto, è una cosa che meglio che niente, è bellissimo che ci siano di nuovo i concerti, no? Però ti fa stare un attimo, ecco, la vostra musica che invece si presta proprio ancora di più a essere vissuta in piedi, ballando e sudando, va goduta stando, bisogna imparare a goderla stando seduti, ecco, questo è quello che voglio dire. Sì, oppure visto che in casa non ci sono controlli, si possono ascoltare il nostro disco e ballarlo in casa e fare tanta festa e make love. Esatto, certo. E un dire anche rock and roll, infatti, invoglia anche proprio l'attività sessuale. Perché sì. Ma secondo me sì, però è sempre una cosa molto delicata, no? Molto vintage, diciamo, no? Invece secondo me il funk e il funk di James Brown, quella per me è la musica sesso. Allora, intanto il disco dei Rock and Roll Circus lo trovate su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, è in formato fisico ai concerti oppure? O in vinile, stiamo raccogliendo i preordini, certo. Abbiamo già parecchi preordini, ovviamente la produzione vinile
e il prodotto fisico arriverà verso Natale. Benissimo, perché la produzione è più lunga. Quindi se volete ci sono CD, ne abbiamo parecchi in formato digipack col booklet a 16 pagine a colori, e, oppure in streaming, sì, però la musica liquida non fa per noi, come dice, sì, non la tocchi, non la tocchi, non ce l'hai sotto le dita, non la è la stessa cosa. Se ci ascolti My Hero Mr. Barry col CD in mano, col librettino, e guardi Francesco Balasso, la copertina che fa il super assolo, è un'altra cosa. Poi non bagnarti, ragazzi, incredibile, incredibile. Qualcosina di nuovo c'è già nel cassetto? Per sì, abbiamo lavorato durante quest'ennesima chiusura in primavera, io e Francesco abbiamo lavorato a nuovi brani. Non dico che abbiamo un disco pronto, ma è a un buon 70% dell'opera. Benissimo, quindi sappiamo cosa fare nei casi nefasti, insomma. Ci aspetteremo allora un secondo capitolo che vi auguriamo vada al meglio, sia per quanto riguarda la lavorazione che poi il successo, ovviamente. Intanto però concentriamoci su questo disco nuovo, è tutto da vivere, ancora tutto da sentire live, quindi c'è tutta l'estate e magari anche tutto l'inverno. È uscito il 4 giugno e contro ogni consiglio delle etichette dei produttori abbiamo detto giugno non è un momento buono per far uscire un disco. Febbraio, ce l'avevamo in cassetto, serve, finito da gennaio, svolte tutte le procedure burocratiche, pubblicazioni, accordi con le etichette, perché anche Mini è un brano surf, però l'abbiamo confermato con i Surfaris, quindi certo, loro ci hanno dato l'ok, l'hanno ascoltato e l'hanno confermato con noi, perché lì fa appunto preso da Wipeout. Quindi abbiamo delle collaborazioni indirette internazionali, per cui abbiamo coinvolto delle case discografiche per questo, per cui sia la BMG che la Universal, e quindi ci hanno aiutato anche loro a far uscire questo disco in tempi celeri, ma dovevamo andare da loro in tempi. Allora, in bocca al lupo davvero, e grazie soprattutto ai Rock and Roll Circus, Mattia alla chitarra voce, Francesco alla chitarra, Michele alla batteria, Enrico alle tastiere, grazie mille per essere stati con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato per quest'ultima puntata di Live Motel che chiude questa sera, proprio siamo alla fine, e vi do appuntamento non alla prossima settimana ma alla fine di settembre, quindi quando ripartirà la nuova stagione radiofonica 2021 e 2022, speriamo veramente libera da tutte le brutte cose che ci siamo e possiamo lasciarci alle spalle questa cosa. Ciao a tutti, buona estate, grazie a Rock and Roll Circus. Grazie, ciao a tutti, a ciao. Ciao a tutti. DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.